penso che il problema della sofferenza carceraria debba essere un problema prioritario. Le norme sulle intercettazioni andrebbero riviste? A dire la verità, questo non lo credo io, questo lo crede prima fra tutti il Presidente della Repubblica, che in più occasioni, ivi compreso l'incontro con gli uditori giudiziari nel 2011, ebbe a soffermarsi esattamente sul problema delle intercettazioni telefoniche, parlando addirittura di un uso eccessivo delle intercettazioni telefoniche, usando, devo dire la verità, una frase assolutamente identica a quella che usò con riferimento al sovraffollamento carcerario, un uso eccessivo della custodia cautelare. Ma al di là, come dire, dell'alto parere del Presidente della Repubblica, se non sbaglio, tutte le forze politiche si sono pronunciate per la necessità di intervenire sulla disciplina delle intercettazioni telefoniche. Non sono abituato a mischiare dei fatti personali con le questioni politiche. La prima non è un fatto personale, ma è un fatto politico. L'unico modo di tenere il governo in piedi è sparare, sparare contro le cose indecenti. Spero che Nitto Palma non sia nominato Presidente della Commissione Giustizia. Allora, vorrei dire due cose. Quando si accusa una persona di indecenza, si deve avere il coraggio di spiegare perché. E a fronte, come dire, della necessità per tutti di abbassare i toni, sarebbe, opportuno che tutti lo facessero. Ed è inutile poi dire che non si spara con le pistole, ma si sparano parole, affermando di avere sempre sparato con le parole in modo garbato, perché non mi pare che sparare, specialmente dopo l'episodio di Palazzo Chigi, sia una parola garbata. Non credo che il Presidente Berlusconi consentirà a chi ha fatto questa dichiarazione di sostenere con lui una conversazione. Sono stanco di essere insultato in questo modo. Sono parole o quant'altro, non mi interessa. Ho vissuto 25 anni blindato, quando le cose che mi dovevano arrivare addosso non erano parole ma erano proiettili, ora dai nuclei armati rivoluzionari, cioè i terroristi di destra, ora dalle Brigate Rosse, cioè i terroristi di sinistra, ora dalla mafia, ora dall''ndrangheta, ora dalla camorra. Non mi metto paura di nulla.